Carlo Fidanza, che effetto le fa questa vicenda? Credo che una componente determinante sia stata legata all'intervento del Copasir, che ha obbligato a sua volta il governo a pubblicare quegli atti, se no avrebbe dovuto porre il segreto di Stato. Ma sì, io intanto voglio ringraziare la Fondazione Einaudi per questa importante azione che hanno svolto anche a livello giudiziario. Noi come opposizione di centrodestra, come Fratelli d'Italia, abbiamo chiesto da subito che si procedesse alla desecretazione, anche perché la riteniamo fondamentale nel momento in cui si va verso la fase della proroga dello stato di emergenza, che noi invece riteniamo fino a prova contraria, magari. I verbali del CTS ce lo dimostreranno, infondata sul piano tecnico-scientifico. Ci sembra invece sul piano politico una manovra di Conte per accentrare ulteriormente i poteri in una fase in cui si potrebbe rispondere con strumenti ordinari, pronti a riutilizzare strumenti straordinari se Dio non voglia ci dovesse essere una recrudescenza. Però voglio approfittare della parola, siccome sono indietro di un intervento, devo Ho 30 specificare delle secondi, cose sbagliate che Fidanza. sono state dette. No, devo dirlo perché sennò cade nel dimenticatoio. È stato detto nel servizio che Fratelli d'Italia e la Meloni sono contro le mascherine. Sbagliato. Quando qualcuno andava a fare gli aperitivi sui Navigli, andava a abbracciare i cinesi, una parlamentare di Fratelli d'Italia per prima, in seduta alla Camera, ha indossato la mascherina, venendo schernita da tutto il resto del Parlamento e in particolar modo dalla maggioranza. E noi ci siamo sempre attenuti a questa regola di buonsenso, non abbiamo nessuna contrarietà. Quando però Giorgia Meloni dice la No, mascherina non deve diventare il bavaglio, non abbiamo. intende politicamente che Però, non rinunceremo a dire che non siamo d'accordo con le politiche di questo Fidanza, questo governo. E mi diceva il nostro permetta, ma chiami servizio. scusi, però. Dicevamo che Meloni ha guadagnato consensi dallo Sì, scetticismo ma su quelle lo si misure. diceva, mettendola nel campo di quelli che sono contro le mascherine. Non è così. Così come sbaglia Non è così. Cataricca in questa sua intemerata antisovranista, perché dimentica quello che invece è una realtà un po' più complessa. Noi abbiamo fior fior di paesi con governi europeisti, democratici, Certo. progressisti, in cui abbiamo situazioni molto difficili, le abbiamo avute. In Spagna moriva la gente nelle corsie degli ospedali e c'è un governo social comunista. In Francia e in Germania adesso abbiamo il problema della seconda ondata e non ci sono i sovranisti. Orban, che è un pericolosissimo sovranista, ha chiuso l'emergenza ben prima dell'Italia con pochissimi Ci morti. dobbiamo Quindi evitiamo di fermare. buttarla sempre in ideologia, in Allora, politica. Cerchiamo la di stare devo ai fatti, fermare, le ho che sono un concesso po' più più dei 30 complicati secondi che dell'ideologia. mi erano stati permessi. Antonio